Se pensi che i tuoi genitori siano stati troppo severi con te, forse questo elenco di animali incredibilmente negligenti ti farà cambiare idea. Le femmine di cavallo o giumente hanno un periodo di gestazione di circa un anno. Potrebbe sembrare un periodo terribilmente lungo, ma forse gli elefanti non sono molto d'accordo con questa affermazione. Questi grandi mammiferi, infatti, portano in grembo i loro piccoli per 22 mesi prima di partorire. A differenza degli altri animali che preferiscono riposare in attesa dell'arrivo del loro cucciolo, per le cavalle la gravidanza significa un periodo di festa. Nel momento in cui la cavalla rimane incinta, fa il giro della mandria e si accoppia con tutti gli stalloni. Sembra una cosa senza senso, perché è già incinta, ma c'è una spiegazione ragionevole. I cavalli maschi sono piuttosto orgogliosi e aggressivi con i loro rivali, ma se uno stallone pensa che un puledro appena nato sia suo, le probabilità che faccia del male al piccolo scendono a zero. Quindi l'intento delle giumente è quello di tenere al sicuro i piccoli puledri, rendendo impossibile agli stalloni determinare chi sia il vero padre. Decisamente un'ottima strategia materna. Ecco perché le cavalle sono in fondo alla nostra lista. Le femmine di cuculo sono famose per abbandonare i loro pulcini prima ancora che si schiudano le uova. Le depongono nei nidi di altri uccelli e se ne vanno per sempre. È molto difficile distinguere le uova native dai trovatelli, per questo gli sfortunati uccelli affidatari le covano tutte allo stesso modo. Nel frattempo i cuculi si godono la loro vita senza legami familiari. Questo comportamento però causa solo danni. Il pulcino porta solo caos nell'ambiente in cui viene immesso. Cresce più velocemente e le uova tendono a schiudersi prima, facendo cadere dal nido i pulcini più piccoli. I passeri sono così carini, ma quel musetto innocente nasconde qualcosa. Una femmina di passero è una mamma premurosa, ma anche una matrigna furiosa in grado di terrorizzare anche Cenerentola. I passeri sono tipicamente monogami, ma a volte possono avere legami al di fuori del nido. Quando questo accade, una femmina di passero è in grado di scoprire chi si è accoppiata con il suo partner e distruggere i loro nidi. Perché? Per assicurarsi che il suo partner abbia tempo sufficiente per occuparsi della propria prole. A quanto pare il concetto di babysitter è sconosciuto nel loro mondo. Le foche della Groenlandia si dedicano ai loro cuccioli durante le prime 2 settimane di vita. Decisamente non possiamo definirle come le peggiori madri del regno animale. In questo breve periodo tengono i loro piccoli vicini, allattandoli e nutrendoli 24 ore al giorno. In seguito, però, le foche madri salutano la generazione più giovane, lasciandola da sola sul ghiaccio. I cuccioli di foca sono ancora molto vulnerabili perché non sanno nuotare, cacciare o proteggersi. Dovrebbero avere almeno 2 mesi per imparare tutte queste abilità. Quindi passano questo tempo in attesa, perdendo peso e cercando di non essere mangiati dai predatori. Non c'è da stupirsi che solo un terzo dei cuccioli di foca riesce a superare il primo anno di vita. I criceti sono innocui, teneri e carini, vero? Tuttavia hanno un oscuro segreto che potrebbe sconvolgere i loro proprietari. In alcuni casi le femmine di criceto confondono la propria prole con la cena. Nessuno sa esattamente perché, ma gli scienziati hanno sviluppato diverse teorie. Alcuni suggeriscono che stiano cercando di reintegrare le sostanze nutritive dopo il parto. Altri sostengono che le madri criceto potrebbero sentirsi stressate e minacciate da una cucciolata troppo numerosa, quindi questa azione riflette un meccanismo di autoprotezione. Per evitare questo triste epilogo, gli esperti raccomandano di tenere la madre criceto lontana dallo stress e fornirle tutti i nutrienti necessari. Tutto o niente è probabilmente il motto preferito dagli orsi neri che, di solito, hanno 2 o 3 cuccioli alla volta. Se per qualsiasi motivo una madre orso riesce a dare alla luce solo un cucciolo, è probabile che lo abbandoni sperando in una cucciolata più numerosa l'anno successivo. Perché? Probabilmente perché allevare un solo cucciolo non vale la pena. Mentre un cucciolo di orso nero può aumentare le sue probabilità di sopravvivenza avendo un fratello, i panda seguono la tradizione opposta. È difficile da ammettere, ma questi simpatici peluche sono genitori piuttosto negligenti. Le madri di solito hanno 2 gemelli, ma preferiscono prendersi cura di uno solo di loro. Nutrono e allattano il cucciolo più forte. Nel frattempo, il più debole viene trascurato e costretto a sopravvivere da solo. La spiegazione della loro crudeltà è piuttosto pratica. I panda mangiano il bambù, un cibo che non apporta i giusti nutrienti per produrre tanto latte per entrambi i cuccioli. Anche i panda che vivono nello zoo seguono la stessa tradizione dell'abbandono. Fortunatamente, i guardiani dello zoo forniscono il latte a tutti i cuccioli in egual misura. Sebbene le scimmie abbiano di solito la reputazione di genitori premurosi e responsabili, questi piccoli baffuti si distinguono. Dopo un periodo di gestazione di circa 5 mesi, la madre tamarina partorisce solitamente 2 gemelli. Se questi cadono per errore dall'albero, la madre ha il coraggio di ignorare il pianto dei suoi cuccioli.
Alcune di loro possono gettare volontariamente i cuccioli dall'albero per ragioni sconosciute. Chissà cosa si nasconde in quelle piccole teste. Non tutte hanno un cuore così glaciale. Se una madre tamarina è circondata da un ampio gruppo sociale, con procacciatori di cibo e protettori, è probabile che si prenda cura della sua prole. Ma quando nessuno la osserva o l'aiuta, può smettere di sforzarsi per la prole. I cuccioli non avranno comunque grandi possibilità di sopravvivenza. Sebbene i tamarini baffuti sembrino un ottimo animale da compagnia, gli esperti sostengono che queste scimmie richiedano più impegno e dedizione quotidiana di qualsiasi altro animale domestico. Beh, almeno tu sei troppo pesante per buttarti giù dall'albero. I coniglietti sono solitamente associati a caldi abbracci e coccole. Nella vita reale però non sono così gentili quando si tratta dei loro neonati. Le madri preferiscono lasciare la tana non appena partoriscono. Questi teneri coniglietti devono imparare ad affrontare le sfide della vita da soli. Interagiscono con la madre solo per pochi minuti al giorno durante le poppate. Gli scienziati suggeriscono che la femmina del coniglio abbandona la prole per confondere i predatori e tenerli lontani. Naturalmente questo metodo non è sicuro al 100%. Dopotutto, le madri non si impegnano molto per creare un rifugio sicuro per i cuccioli. Di solito lo costruiscono all'aperto. Ma in tutto questo, dov'è il padre? Immagino te lo stia chiedendo. È meglio non far avvicinare altri conigli maschi alla madre mentre alleva i neonati. A differenza dei cavalli, i conigli maschi probabilmente non faranno del male ai piccoli, ma sono in grado di ingravidare di nuovo la femmina anche il giorno stesso del parto. I rettili non sono noti per essere creature premurose e a sangue caldo. Il loro approccio pratico alla vita si estende anche al loro stile genitoriale. Ma i Tachydromus sexlineados spingono il concetto di protezione a un livello superiore. Questa lucertola madre mangia le proprie uova quando troppi predatori si radunano intorno alla sua tana. Non farà alcuno sforzo per provare a combattere. Forse la sua filosofia è: se non posso averlo io, non lo avrà nessuno. Quando la minaccia non c'è più, continuano a vivere e a deporre nuove uova. La femmina dell'aquila depone 2-3 uova in una settimana. Dopo circa un mese di riproduzione, gli aquilotti escono finalmente allo scoperto. I loro problemi però sono solo all'inizio. Tecnicamente tutte le uova hanno età leggermente diverse, quindi non si schiudono contemporaneamente. Quando si tratta di competizione tra fratelli, le aquile nere possono diventare piuttosto aggressive nei confronti dei pulcini più giovani. I pulcini più grandi di solito iniziano a beccare i più giovani prima ancora che questi abbiano la possibilità di iniziare la loro vita. Probabilmente per ridurre la competizione per il cibo e lo spazio. La mamma aquila non si preoccupa di separare i suoi pulcini. Se la lotta dovesse provocare gravi ferite, non sgriderà il vincitore né salverà il perdente. A quanto pare il suo atteggiamento di indifferenza dovrebbe preparare i pulcini alla dura vita dell'aquila adulta. Dopotutto si tratta di un uccello rapace, in grado di conservare per tutta la vita l'abitudine di cacciare mammiferi e altri uccelli nei loro nidi.